In questo caso un uccello bello forte, all'aquila. È una riflessione molto interessante sulla rinnovazione dell'aquila. L'aquila è l'uccello più longevo della sua specie. Può vivere anche 70 anni. Ma prima di arrivare a quell'età, ai suoi 40 anni, deve prendere una serie di decisioni. A 40 anni le sue unghie sono deboli e flessibili. Diventa flessibile anche il becco. Si curva sul petto e con le sue ali invecchiate e le sue piume pesanti, adesso volare diventa sempre più difficile. E allora l'aquila ha due alternative, morire o rinnovarsi. Deve affrontare un processo di rinnovazione che dura 150 giorni. Per prima cosa deve volare sulla montagna più alta che ci sia. Una volta lì, vicino a un nido, deve avere un muro e lui comincia sul muro a colpire il suo becco fino a strapparlo, fino a che lo strappo. Quando il becco comincia a ricrescere, e lui deve aspettare che il suo becco cominci a ricrescere, una volta che è cresciuto il becco, deve strappare le sue unghie, una a una. È doloroso il processo di rinnovazione, sembra, no? Una volta che le sue unghie sono cresciute, comincia ad strapparsi una a una le sue piume. Quando sono passati 5 mesi di tortura, direi io, 5 mesi di tortura, comincia a volare e a fare il suo volo vittorioso, perché ha rinnovato tutta sé e ora vivrà 30 anni in più. Questo è quello che deve fare questo povero animale. Perché sapevo tutte le caratteristiche dell'aquila, ma io questo non lo sapevo, fino a pochi giorni fa non lo sapevo. Voi invece no. Perciò il Signore anche alla natura richiede di rinnovarsi. Perciò nella nostra vita anche dobbiamo farci un esame di coscienza e così cominciare un processo di rinnovazione, perché questa è una lezione per noi. Per poter anche noi fare un volo vittorioso, dobbiamo distaccarci dalle legature delle tradizioni, del passato, dalle strutture mentali, dagli argomenti, eccetera, eccetera, eccetera. Soltanto così possiamo rinnovarci e noi sappiamo come farlo. Sì? Sappiamo come farlo. Benissimo. Sappiamo come farlo, sì? Con la parola. Giovanni 8:32 dice: "E conoscerete la verità e la verità vi farà liberi". Questo uccello ha preso il volo della libertà e della vita. E si è allungato la vita. Perché se no, altrimenti poteva morire a 40 anni tranquillamente. Poteva scegliere, è una scelta. Anche noi avevamo questa scelta. Amen? Perché il Signore ha fatto il sacrificio per noi, noi anche dobbiamo fare altrimenti. E così con questa piccola riflessione possiamo andare a lodare il Signore.